Ay, corazón inspirado. Ma che bello il backstage. Ay, ma che bello il backstage. La pancia, stai facendo, guarda, ho fatto così e è rientrata la pancia, guarda. Effetto serra. Che cosa hai detto? Ha detto l'effetto serra. Effetto serra. Che c'entra effetto serra? Effetto serra. Se lo aspettare. La Juve non ne fa. In Europa la Juve o con Conte o con Allegri. C'è sta cosa che la Juventus ci sarà perché appena barca, appena vai in Svizzera, finito. Esatto. Quale sarà il motivo? Si capisce. Minchia, Heidi compie 40 anni, ragazzi. Porca puttana, Heidi è il nonno 156. E nebbia. Schiaffa De Magistris. De Magistris è lui, questo lo facciamo come la televisione. De Magistris, schiaffo a De Magistris, lui dice c'è la sentenza. Risposta, salutatemela. È arrivato Ricci. Salutatemela, dice la sentenza. Salutatemela. Allora, datemi un telefonino. Vuoi provare? Avete ascoltatori Allegria, allora va bene, così mi piace. Forza e coraggio, la 1, la 2, la terrà. Forza. Avete ascoltatori, oggi mi trovo qui in un posto meraviglioso. Sapete che ho incontrato ieri sera Cleopatra. Roba da la Keita, no, Keita, come facevano i gemelli. Ieri gli ho dato altro compito. Allora vabbè, ieri gli ho detto, ma dovete fare i quotidiani. Dai la stampa! Io ho detto, solo quello era per già partita da là. Luglio mi son comprato il foglio, vedrai non finirà. Ferrarai, sotto questo sole 24 ore e ma c'è l'avvenire, tutta mia l'unità, liberazione va avanti da sé, è l'unico frutto dell'amore. E la Padania, parababam, 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 vado a comprare la stampa, papà, la luce del mattino, il resto del Carlino, il viso del Gazzettino, ma il secolo decimo nono, ma mettici anche la Repubblica. Sto lontano dallo stress, leggo in metro, viva la Free Press, tun, prendo il fatto quotidiano, non so più. Se mi manca di più, scelgo Corriere della Sera, libero. Cosa ci prende, cosa si fa, quando si ama davvero, messaggero. Ciao ragazzi, 2-1. Questo è Fuori Programma, siamo su Radio 1, con me c'è Gabriella Germanotta. Positività! Allora sì, perché la Merkel, come al solito, da brava maestrina, ci ha bacchettato, esatto. Ha bacchettato tutti, ha detto dovete fare i compiti. Merkel, basta, ok, brava. Dove cazzo sta? Allora, culle vuote. Chi dice questa cosa qua, che i rigoristi ce l'hanno con la Francia, con l'Italia, che hanno insomma, niente, non mi viene i vocaboli, ragazzi. Non posticipato, ma rinviato. Cioè non mi viene rinviato, è grave, eh? Sono molto grave, ragazzi. Italia e Francia hanno rinviato insomma i pagamenti, hanno rinviato che cazzo hanno rinviato? Ferri hanno bellissimo, questa è la così. Cosa hanno rinviato? No! Notizia! Draghi, il presidente della BCE, ha detto crescita e occupazione, il nostro è un compito erculeo, ma su erculeo mi verrebbe da dire una cosa, ma che io non dirò, perché gli italiani sanno esattamente cosa vuol dire erculeo, allora, lo sanno esattamente. Un altro titolo che volevo dire è questo qui, culle vuote e l'effetto crisi, praticamente non si fanno più bambini, ma a parte la crisi, secondo me la crisi del maschio, siamo noi.
i maschi, che non abbiamo più. Non abbiamo, tranne Buffon, perché oggi si legge su tutti i giornali che pare che abbia fatto gol. Insomma, io sono una giornalista sportiva e se incontro Buffon nel mio stesso ristorante, nel mio stesso ascensore o nello stesso capitolo del Kamasutra, è un caso. Lo ripeto fino alla nausea. Oddio la nausea. Ecco, lo dicevo che nella posizione 26 bis restavamo incastrati. Oddio la nausea. Oddio la nausea, c'è la nausea. Altre notizie in Alaska, c'è un raduno record di 35.000 trichechi. Indovine che stanno a fa? Lo sapete? Qualcuno lo sa? Qualcuno lo sa? I provini per X Factor. Buongiorno a tutti da Barbara Palomballi. Oggi ci colleghiamo con il primo cittadino di Roma, che non è più mio marito, ed è Ignazio Marino. Sono qua! Sono io! L'unico Ignazio! Quello non è degno di fare il sindaco di Roma! Uno che mi pedonalizza i fori imperiali! Ai fori imperiali si fanno le parate militari! Io sui fori ci vado col cingolato! Scusate, ci deve essere sicuramente un'interferenza. Nemo. Famo. Famo. Dimo. Dimo. Dove stai? Scusate, ma sto studiando perché sono di Genova e non parlo bene la vostra lingua. Pagliata. Pagliata. Carbonara. Carbonara. Se beccamo. Se beccamo. Sento che nel frattempo però sta facendo progressi. Sai che la sua voce vi ricorda qualcuno? Me lo dicono in tanti. Infatti dovete sapere che sarò il prossimo doppiatore di Jerry Lewis. Adesso Pensa, per favore, vai via. Questa Italia è la mia. So che ce la farà. Oggi c'è il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Senta, mi dispiace, ma io di calcio purtroppo non capisco nulla. Ma esattamente come Benitez, guardi, è uguale. Però me lo ritrovo sulla panchina del Napoli, una roba da matti. Nonostante riesco a mantenere la calma e non perdo il mio aplomb. Lo sente come sono pacato, sereno, quieto. Poi lei è una donna, con lei non potrei mai perdere la calma. Ha fatto qualcosa di particolare? Ma certo, ho fatto un corso di Kriya Yoga Babaji. Lo conosci? No, questo lo conosci? È una cosa che per controllare la collera. Ecco, e... Anche la Merkel ci sta col fiato sul collo. Anche i francesi rompe un po'. Io sono napoletano, mica sono un polo. Non deve rompere pa'. Bene, allora, senta, secondo lei il Napoli passerà il turno? Allora lei lo dica, è qui per provocarmi, nonostante il Kriya Yoga Babaji. Ma fa culo lo yoga! Ora basta! Lei è una villana, una schianziata, una capona! E ringrazio che è una donna! È una donna, se no le potrei, le lusserei gli indici e le farei fare tutto il corredo all'uncinetto! Allora finiamo! Finiamo qua! Oggi giovedì volevamo solo ricordare che a Sistina ci saranno Enrico Montesano e Pippo Baudo. Mi faceva piacere dirlo con una storia, uno spettacolo che parla della storia proprio di tutti gli spettacoli che hanno fatto a Sistina. Ciao Pippo! Ciao! Grazie! Finiamo così la puntata! Appuntamento domani! Ciao ciao ciao! Sigla! Meno male che ride, Fabio, dammi soddisfazione. Fermo, dimmi!